Focus su capoluogo regionale Interland Anconetano nel settimo appuntamento organizzato dalla Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino sui territori. Ancona, servizi e terziario nel confronto tra i rappresentanti degli hub strategici, enti istituzionali, l'associazione di categoria e il nodo del credito con Unico, la società di Confidi Confartigianato. Il 60% di questa impresa appartiene al terziario, quindi crediamo che in questo contesto così complesso sia doveroso e opportuno ricercare sinergie e lo ricerchiamo con hub importanti del nostro territorio, la regione, il comune, l'autorità portuale, l'ISTAO, l'Università Politecnica delle Marche, perché in questo momento in cui è veramente difficile presagire il cambiamento, quello su cui dobbiamo lavorare sono le sinergie. E soprattutto in questo territorio, cioè parlo di Ancona e dei comuni limitrofi, il ruolo del terziario è particolarmente consistente. Se andiamo a vedere il numero delle imprese, superiamo complessivamente il 60% rispetto al totale, quindi c'è un peso molto rilevante. L'università nel terziario. L'università ha un ruolo fondamentale perché in molti casi rappresenta l'organizzazione più importante e anche economicamente molto rilevante. Se sommiamo tutto siamo intorno a oltre 3.000 collaboratori, quindi un peso molto rilevante, che innescano effetti economici diretti, indiretti, ma anche un indotto, oltre agli effetti sociali e agli effetti culturali. Per avere un sistema di mobilità e di accessibilità ai territori e alle città è sicuramente uno degli elementi che crea un ambiente favorevole allo sviluppo di impresa e anche del terziario, su questo non c'è dubbio. Dopodiché le amministrazioni pubbliche in generale sono anche clienti del terziario, cioè alimentano domanda. E dunque avere per esempio piani di investimento pubblici forti, consistenti, alimenta anche la domanda di servizi. Il capoluogo ha un porto che è sicuramente un porto che può essere attrattivo anche in tutto il mare Adriatico, ha un aeroporto che dal punto di vista delle merci e non solo, anche i passeggeri, può avere un fortissimo sviluppo, però è una città che non riesce a collegarsi neanche tra le infrastrutture che risiedono su Ancona o nel comprensorio anconetano. Allora io credo che sia importante mettere a rete tutte queste opportunità, farle diventare un'opportunità per tutta la Regione Marche. Dobbiamo cercare di fare sinergia con tutti, perché con la sinergia noi riusciamo a ritornare a fare impresa, perché partiamo dal fatto che le imprese nel territorio stanno diminuendo. L'accesso al credito non è così semplice per imprese che hanno avuto stop lavorativi anche molto importanti e che avrebbero avuto necessità di supporti e di interventi ancora maggiori rispetto a quelli che sono avvenuti. Unico cerca di fare la sua parte sostenendo il credito e aiutandoli ad avere accesso al mondo bancario. Dall'arrivo in fuga da un paese devastato dalla guerra all'accoglienza sul territorio marchigiano, i flussi di profughi in arrivo dall'Ucraina nelle Marche si sono stabilizzati, ma continua il lavoro degli psicologi dell'emergenza sul territorio per assistere chi è arrivato. Principalmente si tratta di donne e bambini e i percorsi di integrazione sono già iniziati, anche se per molti il desiderio è quello di tornare presto a casa. Sicuramente i flussi si sono modificati perché chi sta arrivando adesso arriva seguendo dei percorsi un pochino più istituzionali. Attualmente i flussi seguono un iter di invito, sono presi in carico da tutto il sistema e sono collocati nelle varie situazioni in base alle disponibilità che ogni comune poi ha dato per poter ospitare i profughi. Le associazioni di psicologia d'emergenza sono state attivate dal sistema di protezione civile e quindi ogni associazione sta poi in realtà ufficializzando e continuando a portare avanti quello che era un po' l'idea iniziale attraverso interventi di varia natura, sportelli predisposti per le persone ucraine, interventi singoli dove necessario, sicuramente prendendo un contatto e formalizzando contatti importanti con i mediatori culturali o soprattutto mediatori culturali, non solo mediatori linguistici, in modo da avvicinare il più possibile, in maniera più completa, le persone che arrivano. Per quello che riguarda i piccoli comuni in particolare, avete riscontrato delle criticità sia dal punto di vista dell'accoglienza ma anche e soprattutto per quello che riguarda l'accoglienza ai minori?
Ogni comune ha attivato, come dire, delle proprie risorse. La difficoltà chiaramente è che dobbiamo intanto iniziare a fare un distinguo, che la massa di profughi che sta arrivando adesso ha comunque l'obiettivo di ritornare in patria, non viene in Italia perché vuole trovare una soluzione migliore, una vita migliore, ma perché fugge da una condizione di guerra. L'integrazione quindi da questo punto di vista vede una peculiarità, nel senso che qualunque tipo di attività che possa essere proposta serve più per un'accoglienza e fare in modo che le persone si sentano a proprio agio, ma non si può prevedere, almeno nella stragrande maggioranza, un'integrazione che permetta nel lungo periodo, come dire, una permanenza in Italia. Rispetto ai bambini, come ordine abbiamo organizzato ormai diverse settimane fa un webinar, una formazione specifica per tutti i colleghi che lavorano all'interno delle scuole, ma poi abbiamo allargato a questo tipo di webinar a tutti i colleghi, ma anche alle stesse scuole, agli insegnanti che hanno potuto partecipare, proprio per fornire delle indicazioni su come attivarsi, su quale tipo di attività, su quale metodologia, ma sicuramente ecco degli spunti per fare in modo che i bambini che poi sono stati inseriti nelle scuole potessero avere, come dire, un tipo di attività, un tipo di inserimento che prevedesse delle peculiarità per facilitare l'ingresso. Chiaramente la lingua è un problema estremamente importante perché sono poche le persone, i bambini che parlano italiano, quindi c'è questo primo scoglio, quindi l'integrazione in questo momento sta passando soprattutto per quei rudimenti di italiano per permettere una comunicazione più fluida possibile.